Oggi volevo fare un video sulla falsa riga, sentite come parlo bene, del 10 video da non perdere, che tra l'altro vi lascio qui sotto in descrizione e a schermo perché è un video assolutamente da non perdere. E pensando a cosa fare, mi è venuto in mente che purtroppo, ahimè, qualche settimana fa abbiamo assistito a questa scena. E c'è uno struna male, il maestro da, e sguardo alto, c'è gol! Non ci credo! Lo so, per non parlare poi, guardando ancora un po' più indietro, cosa era successo a Genova. Insomma, come penso la maggior parte di voi, mi sono chiesto, ma cosa penseranno questi giocatori dopo un gol sbagliato in quel modo? Cioè, può capitare a tutti, sì è vero, ma sicuramente è una grandissima figura di merda. Soprattutto se migliaia di persone sono lì a vederti. Per cui, navigando con i miei soliti mezzi molto legali, sono riuscito a trovare ben 10 scuse per un gol sbagliato. Comunque, prima di cominciare, volevo farvi vedere, anche oggi, raga, è risuccesso. Guardate là. Tutti e tre come l'altra volta. Stupendo, bellissimo. Una scena commovente. Possiamo proseguire, sì. Ecco, quante volte ci è capitato di giustificarci con un ma mi è rimbalzata male. Sì, questo per carità può capitare se siete fortunati a giocare su un campo in terra o comunque in terza fascia o con gli amici per strada. Di certo se siete in Serie A e nel caso di Dzeko con replay e varie riprese potete essere smascherati subito. La seconda scusa che invece capita spesso di utilizzare è avevo il sole in faccia. Anche questa teoricamente ci può stare. È chiaro però che se giocate in pianura padana. Vabbè, questa era triste. Quante volte invece ci è capitato di accusare gli altri? Beh, questo è il metodo più classico, no? Me l'hai messa sul piede sbagliato, non mi è servito in tempo, ma in particolare la prima, me l'hai messa sul piede sbagliato, questa penso sia la più classica, quante volte vi è capitato anche se non eravate a porta vuota. Diciamo che questa ci può stare in realtà, tranne se il piede effettivamente non era sbagliato oppure entrambi i piedi sono sbagliati e quindi cambia sport. Esatto, un'altra scusa papabile è quella del fischio dell'arbitro. Io potrei aver sentito un fischio e quindi appositamente sbagliato, o comunque non ho calciato con grande convinzione. D'altronde, si sa, se l'azione fosse stata regolare, mica l'avrei sbagliato quei gol. Siamo arrivati a metà e la quinta scusa è quella che forse non penso sia la più triste, ma fidatevi che se ci cascano per questa, non è che ci avete culo, de più. Quindi ho avuto un calo di zuccheri. Se giocate in Serie A, questo ci può anche stare per l'alimentazione un po', diciamo, alternativa e le varie diete specifiche. D'altronde, si sa anche in questo caso, per arrivare primi sulla palla bisogna avere la giusta energia. Certo che se in quel caso siete solo voi davanti alla porta e sbagliate, più che mangiare voi dovreste dare da mangiare ai vostri piedi. Gazzetto! In sesta posizione invece troviamo la persona che è sicura di sé, quella che ti guarda dritta negli occhi e ti fa: ma te pare che sbagliavo un gol del genere? Si è visto chiaramente che la palla è stata deviata dal portiere in calcio d'angolo. Anche in questo caso, come precedentemente, potresti essere smascherati clamorosamente dai replay se giocate in leghe un po' più importanti, altrimenti se il portiere non c'era, diciamo che è una scusa un po' poco credibile. Ma perché pensare a infinite scuse quando potete benissimo simulare? E quindi accennare una caduta per poi rialzarsi e correre diretti dal direttore di gara e protestare magari anche vivacemente per una presunta spinta. In questo caso comunque se sarete sfortunati potrete benissimo essere ammoniti per simulazione, ma fidatevi, meglio un cartellino giallo che perdere la dignità. In ottava posizione, e qui entriamo nel cosiddetto podio, ma non è una classifica neanche questa, abbiamo il premio Oscar, signore. Mister, mi sono stirato. E quindi colui che simula addirittura un infortunio, cioè si getta per terra, protesta, chiede il cambio,
Poi viene sgamato comunque, però l'importante è che almeno inizialmente la gente ci caschi, no? Io sceglierei una delle altre 9. Ecco, questa invece è un po' quella più esagerata, però capita, può succedere. Ovvero, potete benissimo simulare di essere stati minacciati di morte e quindi siete costretti a perdere la partita. Se state già perdendo 5-0, non è molto credibile. Ma voi nel dubbio provateci. Signori, siamo arrivati all'ultima posizione e ovviamente qui c'è un grandissimo classico del calcio in generale, dai pulcini, da quelli alti così, ai novantenni, ovvero c'è un buco nella rete, ma che ne hai visto? Per chi gioca in Serie A questo è un po' più difficile considerando che penso e presumo che le reti non siano bucate. Se invece comunque, giocate con gli amici, magari sui campi interni, sui peggiori campi della provincia italiana, potreste addirittura riuscire a sfangarla. Hai capito? Comunque, signori, siamo arrivati alla fine. Questo era 10 scuse per un gol sbagliato. Fatemi sapere con un commentino qui sotto se il video vi è piaciuto, se volete anche condividetelo dove vi pare. Questa era tra l'altro la mia seconda top 10, se così vogliamo chiamarla. Diciamo che la playlist la chiamerò così e quindi trovate anche quella in descrizione. Consigliatemi chiaramente qui sotto nei commenti anche svariate top 10 da fare, cose simpatiche del genere più che una vera e propria top 10 classica. Se non lo siete già, vi invito ovviamente ad iscrivervi al mio canale, a passare sempre qui sotto in descrizione, ma per i vari link e social, ovvero Facebook, Instagram, Ask e tutto il resto. Mi pare di aver detto tutto, per cui vi do appuntamento ai prossimi video, come al solito, bella regà!